Allora Claudio, la mia prima domanda è: che cos'è Started e come è nato il progetto? Started è una piattaforma di crowdfunding che per la prima volta introduce un elemento innovativo nel panorama del finanziamento dal basso, offrendo un ritorno economico a chi supporta le idee finanziariamente e non solo, anche con un apporto di conoscenza e di lavoro. Questo senza distribuire capitale, quindi non è un modello equity based, per intenderci, visto che anche in questi giorni c'è molto interesse attorno all'argomento, anche dal punto di vista legislativo, viste le ultime cose nell'agenda digitale. È nata, un'idea che è nata da una, come dico io, sempre una notte malata, da un pensiero di una notte malata nel dicembre dello scorso anno. Non conoscevo addentro l'ambito del crowdfunding, l'ho poi scoperto, diciamo, in itinere, approfondendo quello che era un po' il cuore dell'idea. E da lì, diciamo che è partito poi tutta la fase di sviluppo, di team, di approvvigionamento dei primi capitali, e ovviamente adesso poi sta portando al lancio che sarà appunto il 24 di questo mese. Perfetto, potresti spiegare un po' più in dettaglio come funziona sia dal lato di chi investe, sia dal lato di chi invece vuole avere un finanziamento per la propria idea? Allora, diciamo che Started è una piattaforma di crowdfunding che, come dicevo prima, si caratterizza per questo elemento innovativo di dare un ritorno economico tangibile ai sostenitori e quindi ai donatori delle idee. In che maniera lo fa? Dando e calcolando quella che è l'influenza del donatore sul progetto. Non solo determinato dall'importo della donazione, ma grazie a tutta una serie di attività che viene tracciata, e quindi dai sistemi di referral per dare ovviamente più audience al progetto stesso, così anche le risposte a pool, a sondaggi che possono essere effettuati da chi sottopone l'idea, quindi dai creator, quelli che noi identifichiamo come creator, e quindi si trasforma in sostanza in una piattaforma non solo di crowdfunding, ma anche di crowdsourcing e co-working, sostanzialmente. Dal lato ovviamente di chi ha un'idea da proporre, porta un vantaggio sulla carta, perché poi verificheremo poi dal lancio in poi, quello che è il nostro obiettivo è di dare un vantaggio, un boost deciso a quello che è la fase di divulgazione della propria idea. Questo perché siamo partiti da un'analisi, se vuoi, anche sugli usi e i costumi di noi europei, che poi è il nostro mercato un po' di riferimento, a differenza del mercato americano, che gode di un concetto più vicino a quello della donazione, no? Il popolo americano è più, diciamo, portato alla donazione. Quello italiano non ne parliamo, quello europeo ha un principio un po' meno, come dire, diciamo, filantropico e un po' più materiale, no? Questo è quello Certo. che abbiamo constatato noi. Quindi, l'esigenza di creare un modello che potesse rimanere sullo stile del reward-based, quindi per intenderci alla Kickstarter, ma che incentivasse maggiormente la community a un ruolo attivo. Quindi la chiave per noi è avere una community che non solo fa la donazione e poi aspetta il suo reward a casa, ma instaura un rapporto bilaterale con il creator, andando a essere veramente partecipe in tutte le sue fasi. E per in tutte le sue fasi intendo non solo la parte di appunto reclutamento di fondi e poi successivamente, come ho già spiegato, di sviluppo dell'idea, cui ovviamente il creator può ascoltare o meno, c'è la libertà da parte di chi ha l'idea ovviamente di ascoltare o meno i suggerimenti che gli vengono dati, ma anche poi nella fase di vendite, perché Started si trasforma in un vero e proprio social shopping, dove l'utente è ovviamente incentivato, il supporter è incentivato che l'idea venda ovviamente poi sullo shop il più possibile, perché è poi lì che si riesce a maturare la monetizzazione e quindi il ritorno economico per i supporter. Il vantaggio, come dicevo, quindi è di avere una community che è decisamente più incentivata a supportare le idee, non solo economicamente,
dall'altra non si perde quote della società, innanzitutto, quindi non è un modello equity che disperde, diluisce le quote degli inventori, ovviamente rimane la proprietà intellettuale di qualsiasi idea all'ideatore. Ed ha però la possibilità di monetizzare a chi sostiene. Quindi non è un dettaglio, perché comunque a volte possono essere piccoli importi, ma in caso di prodotti o servizi che poi hanno ovviamente un buon successo commerciale, possono diventare importi, diciamo, rilevanti. Quindi si configura la nostra piattaforma un po' in mezzo tra il modello reward-based e il modello equity, quindi tra i modelli americani alla Kickstarter, Indiegogo, piuttosto che tanti altri, perché come tu puoi magari sapere, ormai sono quasi 500 le piattaforme, secondo il report di Massolution, che ha identificato quel panorama del crowdfunding fino ad oggi, forse il primo report che è stato fatto, anche perché è un mercato decisamente nuovo un po' per tutti, e le piattaforme invece equity, che la normativa attuale non permette ancora in ambito europeo, a parte qualche caso raro alla SIMBID, per intenderci, che però sono più club di investimento, non sono vere e proprie soluzioni dirette di investimento da parte del crowd, della folla, piuttosto che invece le soluzioni UK-based, che invece possono fare questo genere di cose, che sono GrowVC o Crown Cube, piuttosto che altri che stanno nascendo negli ultimi mesi. Questo perché, per chiudere un po' il discorso, reputiamo anche un po' prematuro, forse in ambito europeo e specialmente in Italia, anche se effettivamente al vaglio una norma nel decreto Digitalia, proprio per regolamentare anche forse la fase equity. Vedremo se e come uscirà ovviamente la norma. Reputiamo un po' maturo il mercato per recepire questo genere di proposta, in quanto comunque ovviamente si espone ad un fortissimo rischio di caso frode. E ci va, a nostro avviso, prima un'educazione, profonda sull'argomento. Ecco. Chiarissimo. Parlavi prima del lancio, di che tempistiche stiamo parlando? Allora, noi stiamo facendo la raccolta dei primi progetti, che verranno, stiamo in realtà proprio selezionando in maniera abbastanza accurata i progetti con cui lanceremo la piattaforma. Il lancio avverrà nella giornata, nella serata, anzi il bottoncino lo schiacceremo nella serata del 24 di settembre. Questo per dare il via poi tutta una serie di presenze, di attività, sia al Social Media Week con un panel dedicato al crowdfunding il 26. Ci saremo poi presenti ad alcune manifestazioni e lanceremo poi anche un seed contest proprio nei prossimi giorni, in cui sostanzialmente daremo un aiuto ai primi progetti nella fase di raggiungimento del proprio goal con le donazioni. Abbiamo un budget di circa 5.000 euro che metteremo a disposizione per questi primi progetti. Stiamo definendo la giuria e quindi che valuterà questi progetti. Quindi a breve comunque ci saranno poi tutti i dettagli ovviamente sul sito. Perfetto, potresti già anticiparmi qualche numero? Qualche numero di progetti? Sì, ma anche di adesioni, piuttosto che di sottoscrizioni, insomma. L'interesse, devo dire, nonostante sul sito attualmente è ovviamente una landing page, poco più, abbiamo già inserito buona parte delle FAQ, proprio perché vediamo che tra l'altro dalle prime metriche sono le più visitate e lette, perché chiaramente c'è tanto da spiegare, da divulgare, non è facile, anzi mi scuso perché stiamo proprio in questi giorni lavorando molto sul content, perché è importante riuscire a comunicare un concetto che non è così semplice in maniera mo molto chiara. Abbiamo, direi, dei buoni risultati nella raccolta dei progetti. Ovviamente ne arrivano di ogni. Parlavo prima con la mia collaboratrice pochi giorni fa, sono arrivati progetti dal Nepal, di un pozzo, cioè ne stanno arrivando veramente di ogni sorta. Però in mezzo a questi stanno arrivando progetti anche molto interessanti, legati al design, legati anche al tech, e quindi stiamo veramente guardando e scrutinando un po' tutto quanto. Partiremo indicativamente con una ventina di progetti, non vogliamo disperdere troppo anche diciamo, la comunicazione, cercheremo di creare anche qualche caso di successo già a breve, anche se ovviamente, come tu ben sai, siamo in partenza e quindi la community sicuramente ridotta.
Abbiamo comunque in previsione un lancio anche, ovviamente dal punto di vista di marketing, con un piccolo investimento, soprattutto di marketing virale, giocato ovviamente molto all'interno delle università e degli istituti legati al mondo dell'innovazione, del design e della costruzione di oggetti piuttosto che di strumenti tecnologici. Questo ovviamente è per la parte, diciamo, di approvvigionamento dei progetti. È chiaro molto che il volano è poi intrinseco nella piattaforma e nell'utilizzo della stessa, perché c'è una viralità molto forte, ovviamente viene incentivato molto la visibilità e la viralità all'interno della piattaforma stessa, quindi valuteremo le prime metriche proprio nei primi giorni di utilizzo da parte degli utenti. Per quanto riguarda le adesioni, ad oggi siamo in circa 5.000 utenti registrati, eravamo 4.800 pochi giorni fa. Come dicevo, sono arrivati all'incirca 120-130 progetti. Devo ammettere di questi salvabili circa una metà, perché comunque c'è molta difficoltà anche nel formulare un progetto completo. Noi abbiamo una guideline abbastanza rigida nella presentazione, anche se diamo poi un supporto concreto anche nel come impostare il proprio progetto, la propria pagina progetto, ma siamo volutamente un po' rigidi nella completezza del contenuto. Questo perché comunque ne va della reputazione sì del progetto, ma anche della piattaforma. Quindi massima trasparenza, completezza di contenuti, presentazione ovviamente ad impatto, foto piuttosto che video, e chiediamo un po' a tutti di metterci la faccia, perché stanno chiedendo dei soldi sostanzialmente, quindi è importante metterci la faccia. L'ideatore deve avere un minimo anche di audience sui social, deve poter partire lui con la prima fase di raccolta, perché è importante per dar fiducia poi a chi non lo conosce. Certamente. A questo punto mi verrebbe da chiedere se quindi i progetti che poi verranno portati avanti sono soltanto di tipo, per esempio, startup piuttosto che progetti legati al design, oppure si seguirà anche il filone umanitario, diciamo. No, allora, sul sito ci saranno due possibilità, anche già dall'inserimento stesso nel processo di create diciamo del progetto. Ovviamente i progetti che aderiranno a questo meccanismo di influence, che noi identifichiamo come boost per accelerare un po' la raccolta e per dare ancora più visibilità al progetto, chiaramente sono progetti che hanno un fine commerciale, cioè devono poter essere venduti. Stiamo anche attivando, tra l'altro, degli accordi con dei retail, proprio per dare non solo il canale online come vendita, ma anche dei retail fisici per la distribuzione dei prodotti che poi vengono selezionati. Per quanto riguarda invece progetti, ad esempio, sociali, di charity, piuttosto che legati, diciamo, comunque alla vita sociale, siamo comunque aperti a questo genere di progetti, assolutamente, anzi, ben vengano, ne stiamo selezionando anche in questo ambito. Escludiamo assolutamente quello che sono i progetti che noi chiamiamo personali, in sostanza quelli found my life, quindi se devo farmi una vacanza piuttosto che pagare l'assicurazione. Esistono piattaforme di crowdfunding che fanno questo, non siamo noi quel tipo di piattaforma. Questo per policy interna, ovviamente, per una scelta anche strategica. Per il resto è una piattaforma comunque aperta, ovviamente prenderà sicuramente una direzione poi o più direzioni nel momento in cui si identificherà un po' meglio alcune componenti e alcune tipologie di segmenti di progetti sul sito. È chiaro che prenderà un po' una strada, però è una piattaforma generalista, non siamo così specifici e cerchiamo di applicare questo meccanismo un po' a tutto. Ecco. Perfetto. Quindi, per chi volesse sottoporre, diciamo, il proprio progetto, quali sono i passi che deve intraprendere? Semplicemente deve andare sul nostro sito, c'è un processo di create, mi chiedo scusa, per il momento è ancora solo in inglese, ma tra pochi giorni sarà anche in italiano. C'è questo processo di create guidato che chiede tutte le informazioni ovviamente personali del creatore, tutte le informazioni riguardanti il progetto, foto, immagini, video. Consiglio sempre di fare una presentazione. Anche un video genuino, ma di metterci veramente la faccia, spiegare il proprio progetto, trasmettere la passione, perché poi è quella che
può far decidere o meno a una persona di donare e supportare un progetto. Ovviamente viene chiesto un account PayPal, viene comunque, c'è un processo guidato, ci sono tutte le informazioni tecniche, se uno si perde un po' in questi dettagli, anche nelle nostre FAQ, che anche queste verranno tradotte nei prossimi giorni. E c'è poi un processo di moderazione una volta inviato il progetto, cioè una volta che tutti i passaggi sono completati, viene visto a video che appunto lo sono, viene inviato il progetto a noi, c'è una fase di moderazione che dura alcuni giorni, in cui verifichiamo più che altro la fattibilità del progetto, che l'importo richiesto sia idoneo e funzionale. Se c'è qualcosa che manca, ovviamente contattiamo noi direttamente il creator e lo aiutiamo a integrare le informazioni che mancano. E da qui poi il 24, se il progetto è stato selezionato, verrà pubblicato. Ovviamente poi dal 24 in poi l'iter sarà molto più snello, nel senso che man mano che arriveranno i progetti, noi li aggiungeremo categoria per categoria sul nostro sito. Perfetto. Quali sono le prospettive di crescita per i prossimi 6-12 mesi? Ma sicuramente i primi mesi per noi saranno importanti per verificare metriche importanti e soprattutto identificare anche quelli che sono poi i mercati potenzialmente più recettivi. Confido nell'Italia, anche se purtroppo il fanalino di coda su tante cose, però io credo vivamente sì, in questo periodo ci sia una bella spinta all'innovazione, anche ad uno strumento come il crowdfunding che non è tipicamente nell'indole italiana può essere vincente in questo caso. Stiamo vedendo anche adesso ovviamente alcune tendenze su alcune nazioni più ricettive, il Nord Europa ammetto sia più decisamente più ricettivo. Mi auguro di riuscire ad arrivare nel primo semestre del 2013 con almeno una 30-40 di prodotti in store, quindi vuol dire tendenzialmente, se siamo arrivati poi a metterli in vendita, aver fatto crowdfunding su circa 200-250 progetti, in maniera ovviamente avendo raggiunto poi il loro goal. Sappiamo dai dati che ci arrivano dalle altre piattaforme che mediamente la percentuale di progetti che maturano il loro successo e quindi vanno in goal è intorno al 40-45%. Parliamo di Kickstarter a un 45-46% di percentuale appunto di progetti che raggiungono l'obiettivo. Non pretendiamo di arrivare a quella percentuale da subito, ovviamente cerchiamo di fare poi meglio. Quindi ci va un attimino di tempo sicuramente, ma è la stessa che dà forza al progetto e quindi i primi utilizzatori, i nostri early adopter, importanti in questo e li supporteremo in tutte le attività per poter crescere velocemente. Per quanto riguarda obiettivi di visite e di utenti, questo mi diventa un po' più difficile. Abbiamo dei business plan, abbiamo anche delle scommesse in corso in ufficio, ma non voglio sbilanciarmi perché poi verrei pubblicamente e quindi preferisco raccontarle poi quando sono state fatte, ecco, mettiamola così. Perfetto. Claudio, io ti ringrazio veramente moltissimo di essere stato qui con noi stasera. Anche a te, anche a voi e buon proseguimento.